Dopo la piccola lesione al polpaccio di Samuel, siamo qui per continuare questa serie verso la fine, verso la promozione per l'MSP. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete vedere anche le ultime partite che decideranno tutto. Ma si corre tanto in prima categoria? Perché è una domanda un po' di tutti. Si cammina più o meno. Questa è la camminata che abbiamo mediamente. Ok. 2, 1, vai. Ha camminato abbastanza veloce, devo dire, sì. Allenamento finito, well done, sotto la pioggia ragazzi, adesso il meteo prevede che anche domenica pioverà e non farà differenza perché noi dovremmo essere più concentrati di loro ed avere più fame soprattutto perché abbiamo voglia di riscatto dopo la sconfitta subita, quindi ragazzi ci vediamo direttamente domenica. Dai! Ragazzi, finalmente oggi è domenica, sono state 2 settimane molto molto particolari perché abbiamo avuto anche la sosta di Pasqua e io sono potuto quasi rientrare da un piccolo infortunio che avevo avuto nella partita scorsa. Sono andato a farmi vedere in un centro e mi hanno trovato una piccola lesione di 1 millimetro o 2 che comunque si era in via di guarigione. Adesso ho diciamo recuperato quell'infortunio, ma giovedì, siccome erano da 2 settimane che non mi allenavo, mi sono allenato e sono un po' indolenzito. Adesso sto andando alla partita, sono anche in compagnia tra l'altro di Selene, ciao Selene, e vedrò anche nel riscaldamento come reagiranno le mie gambe. Io spero bene perché vorrei veramente dare una mano alla mia squadra, quindi ragazzi ci vediamo direttamente in campo, dai! Ragazzi, prima che inizi questa partita vi voglio invitare tutti quanti a scaricare OneFootball, la miglior app di calcio per seguire la vostra squadra del cuore. Ebbene sì, OneFootball vi dà la possibilità di seguire tutti gli highlights in tempo reale e soprattutto le statistiche ed avere news sempre aggiornate. E vi dà anche la possibilità, se siete dei fanta allenatori ragazzi, di seguire la vostra squadra e quindi avere sempre news sui vostri giocatori. Mi raccomando ragazzi, è gratis sia per iOS che anche per Android, scaricatela da questo QR code oppure link in descrizione. Giorgino, ha scaricato OneFootball, vero? Certo che sì, eh. Ma è la miglior app, ragazzi. Quindi, ragazzi, scaricate OneFootball e ci vediamo in partita. Benvenuti alla 23esima giornata di campionato di prima categoria. Si affronteranno MSP Calcio e Ceretolese. Ecco qua i giocatori che si stanno scaldando sul campo e adesso siamo pronti per il calcio d'inizio. Buon match a tutti. Parte subito il Ceretolese, prova ad affondare il colpo, va avanti Pirrotella, ancora Pirrotella, entra in area Pirrotella, tira Tondele, c'è il gol! Subito al quarto minuto, l'1-0 del Ceretolese e si fa subito durissima per l'MSP che non può più sbagliare un colpo ma si trova già in svantaggio e tutti i giocatori ad esultare giustamente. E allora l'MSP... prova ad andare verso destra, arriva la palla, può provare il cross in mezzo, c'è Tana in mezzo, la colpisce, calcio d'angolo. Va Piazzi dalla bandierina, in mezzo centrale, il portiere la butta via ma c'è Bertan che la passa a Samuel dal limite, Samuel! Fuori di molto. La palla sulla fascia sinistra, prova il cross di Mancino, c'è una deviazione, palla in mezzo, Ricciardo la pizzica ma va fuori. C'è stata una deviazione del portiere ma non l'ha visto l'arbitro. Samuel, brava a tenere il pallone, la passa a Bertan, giro di palla dell'MSP, sfocia verso la fascia destra, attenzione c'è Tana in mezzo insieme a Goyormella, c'è anche Licciardo, la palla in mezzo per Goyormella, sempre lui, non ho più parole per descrivere questo giocatore che trova il suo 21esimo gol in campionato come la sua età, 21 anni, ma questo è davvero un fenomeno. Luca Goyormella, un nome, una garanzia. Attenzione, qua c'è il fallo di Samuel, ammonizione per lui, clamoroso, e qui deve stare attento perché il ruolo che svolge può essere molto rischioso.
anche se qui da notare dal replay non ha fatto niente di che, quindi ammonizione molto discutibile, però l'arbitro ha deciso questo. Infatti Samuel si va a lamentare. Provano a girar palla il Ceretolese, ma la perdono così, e allora va avanti, gioco Iormella sulla destra, Iormella prova il tiro, parate, calcio d'angolo, non ha trovato la precisione giusta. Allora va sempre Piazzi dalla bandierina, in mezzo c'è colpo di testa e Licciardo, la palla va fuori. Calcio di punizione per il Ceretolese, vediamo cosa farà, il tiro murato dalla barriera e va in rimessa laterale. Fascia sinistra, c'è il cross in mezzo, attenzione c'è il 10 da solo, miracolo di Comastri, ma qui la difesa l'ha lasciato solo, infatti c'è l'allenatore infuriato. Palla per Tana, non la tiene, la lancia una campanile, ancora Tana di testa in mezzo, c'è Licciardo e Iormella, la palla va fuori. Ancora Licciardo, è in aria, Licciardo prova il tiro, fuori sopra la traversa. Calcio di punizione di Samuel, la butta in mezzo ma troppo forte, non la prende nessuno. Siamo ormai allo scadere del secondo minuto di recupero e infatti l'arbitro fischia la fine del primo tempo. MSP 1, Ceretolese 1. 1-1, partita molto equilibrata, l'MSP è riuscito ad agganciarla subito per fortuna. Sarà un secondo tempo molto tosto perché gli avversari non si faranno far go. Buona caramella. Oh, grazie mille, oh, numero 1. Grazie, ciao. Ciao, a vincere. Ciao, ciao. Ciao, sì, speriamo. E allora andiamo col secondo tempo. Eccoci qui per il secondo tempo, si prospetta una partita molto intensa. Va allora dalla rimessa laterale il numero 2. Bella la palla in mezzo per Licciardo, Licciardo la tiene ma poi la perde, viene spazzata via inutilmente verso il 2. E allora va avanti Piazzi, Piazzi dribbla uno, poi l'altro, la cross in mezzo per Licciardo! E anche lui non è da meno, segna il suo 14° gol in campionato. Non è Ronaldo ma è Angelo Licciardo. Oltre che al gol c'è da fare i complimenti ad un assist sontuoso. E qua il Ceretolese si trova in difficoltà, infatti perde il pallone, allora la palla va con Iormella che la passa sulla fascia sinistra, c'è lo schema in mezzo, la palla va con Iormella, ha la palla, può provare il tiro, con Iormella, ancora con Iormella! Becca la rete della porta, ma niente di efficace, peccato. Calcio d'angolo, sempre battuto da Piazzi, ancora il pallone, va in mezzo per Iormella, colpo di testa! Che parata, mi ricorda quella di Buffon in finale dei mondiali contro Zidane. Ancora un pallone buttato via dal Ceretolese e qua c'è Tana che la crossa in mezzo, bella la palla, non riesce a prenderla. Allora c'è il numero 7, può crossarla in mezzo, prende il portiere. Non c'era nessuno a rimorchio che poteva fare il tapin. Rimessa laterale, palla in mezzo, c'è la spizzata di testa, traversa. Clamorosa azione per il Ceretolese qui. Bella la palla in mezzo, la stoppa di petto. Può provare il tiro dal limite, il mancino va fuori. Ma non vogliono mollare, sono alla ricerca del pareggio. Ennesima palla persa in difesa e allora Piazzi la scambia con Tana. Va Tana, può crossarla in mezzo ancora Tana. Ma la prende il difensore che però la perde. E allora va a palla per Samuel. Ancora Samuel, dribbla l'11. Grande Samuel, va avanti Samuel, un altro, il tiro! Parata, rischiava di fare un gol pazzesco Samuel dopo due dribbling clamorosi. Mancano 15 minuti alla fine, allora il Ceretolese ha l'ultima opportunità per trovare il pareggio e magari addirittura ribaltarla con questo tiro! Ancora parata di Comastri che non si fa cogliere impreparato. Ancora rimessa, sempre lo schema in mezzo, bello il lancio, Samuel prova a buttarla ma la palla va in mezzo. Ancora il colpo, va il 5, lì è il pallone, doppio tiro! Primo murato e il secondo fuori di molto, ma qui devono stare più attenti i difensori. Cross dalla fascia sinistra, la palla va a finire per Iormella dal limite dell'area, la finta di Iormella, Iormella il tiro! Sfiora il palo e qui poteva chiuderla. Ancora rimessa laterale, sempre schema in mezzo, molto efficace, la palla va al centro dell'area, sfiora di testa e Comastri la prende ma qui stanno rischiando troppo. Bello il pallone recuperato, va avanti e c'è la skill, mamma mia, classe a volontà qui all'MSP. Siamo al 90°,
Ultime azioni per il Ceretolese. Cross in mezzo, c'è la deviazione. Può provare il colpo di testa, palla va a finire lì. E per fortuna si salva ancora la MSP. Eccoci alla fine del sesto minuto di recupero. L'arbitro è pronto a fischiare. Alla palla Samuel. Cade e l'arbitro fischia. Finisce questa partita. MSP Calcio 2, Ceretolese 1. E trovano 3 punti importantissimi per la classifica. Si trovano ancora al primo posto, ma il Placibubano ha vinto anche questa volta e ha una partita in meno. Si deciderà tutto fino all'ultimo. Chicco! Che messaggio tuo padre? Un abbraccio. Ragazzi, se oggi abbiamo vinto anche merito suo, perché prima della partita, ragazzi, mi ha fatto un massaggio. Ma un massaggio come si deve. Adesso ho un buco nella gamba, però mi ha fatto un massaggio come si deve. Gabri, è stato dura. Dura. Sentito l'allenatore lamentarsi un bel po' con te. Ma sai, la tensione dentro la gara, succedono degli episodi, è sempre così, ragazzi. Una partita molto sofferta, 2-1, abbiamo subito quel gol che psicologicamente un po' ci ha ammazzati, però avevamo voglia di riscatto, soprattutto dopo la brutta sconfitta subita la scorsa partita, che quella è stata veramente brutta. E dopo comunque sia delle settimane intense dove il mister ha parlato, ci ha fatto dei discorsi, ci ha fatto capire che comunque sia dobbiamo stare concentrati ancora più di prima, non dobbiamo staccare la spina e dobbiamo giocare fino alla fine per arrivare al nostro risultato. Quindi ragazzi, oggi è andata così, Placci ha vinto, però rimaniamo comunque primi, testa alta. Che poi ha avuto anche un'occasione. Però dai, devo dire che la gamba è andata molto bene. Niente ragazzi, testa alta, mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima partita. Adesso sarà sempre più dura. Piccolo spoiler ragazzi, la prossima partita io non ci sarò, perché diciamo dobbiamo festeggiare questi 200.000 iscritti, questo grandissimo traguardo che abbiamo raggiunto, che raggiungerò, non so se in questo momento periodo storico l'ho già raggiunto oppure no. Però sì, sono via, e se volete scoprire dove sono, ovvero dove siamo, andate su Instagram, andatemi a seguire, che ci sono un po' di spoiler su dove siamo andati. Quindi mi raccomando ragazzi, mettete like, iscrivetevi al canale, fatemi sapere qua sotto nei commenti come ho giocato, come non ho giocato, come è andata la partita e soprattutto come sono andate le vostre partite. E noi ci vediamo al prossimo video. Bello ragazzi.